20 novembre 2013, siamo in compagnia di Pierpaolo Segneri qui al Caffè Fontana a Roma. Pierpaolo Segneri già lo conosce il pubblico di Libri TV, è un compagno radicale, attivo sempre per quanto riguarda, io ritengo, l'elaborazione intellettuale un po' della questione liberale nell'ambito appunto del mondo radicale. E Pierpaolo è praticamente ispiratore, iniziatore, adesso ci spiegherà bene lui tecnicamente, di un nuovo progetto, un progetto appunto, un think tank che si chiama Il Cantiere. Ecco, cominciamo appunto a parlarne e a spiegarne un pochino i connotati in modo un po' così introduttivo, poi faremo anche altre domande. Il Cantiere nasce un po' così, con spirito di squadra, con spirito di voglia di discutere insieme, parlare, e che è nato da un gruppo di persone amiche tra di loro, o comunque che si trovavano in sintonia con le idee libere, liberali, libertarie, di una necessaria attività di cambiamento dei metodi nella politica, e quindi discutendo, incontrandosi nel corso del tempo, penso che ormai si possa dire negli ultimi 3 anni, piano piano ha acquisito una consapevolezza, affrontando così insieme a persone di varia estrazione culturale, intellettuale, però tutti di ispirazione liberale. E è arrivato il momento a un certo punto di dire: vabbè, allora costruiamo un'associazione di cultura politica, facciamo un tentativo di costituire a livello organizzativo un percorso che possa influire anche alla realtà esterna e dare queste idee che sono emerse all'interno del gruppo, che ha appunto una forza collegiale, una capacità e una forza da portare all'esterno in maniera tale da individuare nel cambiamento dei metodi, in quale metodo, ovviamente con il metodo liberale, una riforma, una rivoluzione però nel senso appunto astronomico, come la rivoluzione in astronomia è la Terra che gira intorno al proprio asse e gira intorno al Sole. Questi due movimenti creano quello che in astronomia si dice rivoluzione, ecco, un cambiamento di mentalità, un cambiamento, una visione diversa, un punto di vista diverso, come passare dalla teoria tolemaica a quella copernicana, come la scoperta del fuoco, come l'invenzione della scrittura che dà inizio alla storia. Ecco, il sentimento è questo, di un cambiamento forte che possa essere rivoluzionario, perché quella che è oggi la situazione politica, secondo noi non si potrebbe nemmeno e non si dovrebbe nemmeno definire politica, perché la politica ha un significato diverso. I politici oggi spesso sono politicanti quando va bene, altrimenti è affarismo, sotterfugio, potere fino a se stesso. Ecco, da questa idea invece di restituire senso e significato alle parole, cioè restituire alle parole un significato, ricostruire un linguaggio comune che costruisca un altro campo, cioè un campo altro rispetto al blocco unico e trasversale del potere fino a se stesso, del potere dominante. Questa ricerca di significato ci porta poi a individuare anche il metodo per attuare questo cambiamento. Pierpaolo, ti abbiamo lasciato in qualche modo un'ultima intervista con un'elaborazione che in tappe l'abbiamo così in qualche modo scadenzata, se così possiamo dire, sulla rosa nel pugno, quindi una riflessione che aveva proprio già nei termini e nel nome le connotati liberali. Ecco, questo invece il passaggio appunto a questo think tank in qualche modo, come ti è venuto in mente? Cioè perché, proprio il perché passare a un nuovo, a una nuova iniziativa? Poi vedremo un pochino
se ci saranno sviluppi, una domanda che ti faccio dopo. Perché l'associazione può diventare uno strumento, quindi tutte queste persone che si sono ritrovate, noi abbiamo detto come intelligenza collettiva, cioè come intellettuale collettivo, anticonnettivo addirittura, cioè questa forma di eta-beta, direbbe Giuliano Amato, no? Di questa possibilità di una forma partito diversa, ovviamente con l'esperienza radicale ben sappiamo quanto sulla forma partito ha fatto e ha promosso anche a livello innovativo e di durata. Ecco, questa capacità di essere intellettuale collettivo, quindi cambiare un po' la mentalità, non una funzione gerarchica della forma partito, ma ciascuno con la propria funzione, nel svolgere le funzioni per il gruppo, quindi l'individuo è al centro, ma la capacità dell'individuo, le proprie attitudini, le proprie individualità, le proprie qualità vengono elaborate, espresse al meglio all'interno di un'intelligenza collettiva, cioè all'interno di questo campo altro dove l'individuo può esprimere al meglio se stesso con quello che lui sente dentro a livello di proprio anche di conquista delle proprie dei propri obiettivi. E quindi da questa idea nasce l'associazione di un gruppo che nel proprio piccolo e piano piano è andato crescendo, è una piccola forma sperimentale di intelligenza collettiva, e appunto il 16 novembre 2013 siamo nati ufficialmente con l'atto costitutivo, però è una nascita giuridica, perché il discorso di questo gruppo è un discorso che va avanti ormai da tempo, 3 anni, e di volta in volta si uniscono altre persone, ci sono persone che poi ritornano dopo un'assenza, però sempre con una grande forza propositiva, cioè la capacità di proporre in positivo. Quasi a voler dire abbiamo bisogno di una sorta di nuovo, una nuova rinascita dell'arte, e anche la politica può essere intesa come l'arte del nuovo possibile, cioè l'arte, la politica intesa come arte del vivere meglio, non, quindi anche a livello etimologico, non la politica intesa come potere partitocratico, ecco, è il contrario, cioè la capacità di proporre qualcosa che non sia semplicemente alternativo, ma che sia qualcosa dove ciascuno può ritrovarsi rispetto alle proprie qualità. Perfetto, volevo indicare a chi ci ascolta, chi ci ascolterà, che di questo progetto hai parlato in un articolo che è stato pubblicato a Notizie Radicale, il giornale telematico, più che altro è un sito vero e proprio, Notizie Radicali, diretto da Walter Vecellio, qualche giorno fa, e quindi si può ritrovare per avere ulteriori delucidazioni. Senti Pierpaolo, una cosa rapida volevo chiederti, è una data questa di oggi abbastanza evocativa, e poi se negli sviluppi ipotetici di questo progetto era anche l'ipotesi c'era di la trasformazione, oppure insomma di realizzare un soggetto politico vero e proprio. Anzitutto oggi non a caso abbiamo deciso di fare questa intervista, per me per un atto di riconoscenza, di riconoscimento, un omaggio a Leonardo Sciascia, perché oggi stiamo registrando l'intervista, è il 20 novembre 2013 e il 20 novembre è anche la data della scomparsa di Leonardo Sciascia. Leonardo Sciascia è morto infatti il 20 novembre 1989, è una figura di riferimento secondo me di grande attualità e di forza che si proietta verso il futuro. Cioè, rileggendo Sciascia oggi ci si accorge come tante cose che vediamo nei nostri giorni, come di enorme attualità, siano state toccate, espresse, ragionate, scritte, elaborate, e è un riferimento ancora oggi, quelle pagine magari di 30 anni fa che ritrovano una loro forza nel presente. Quindi quando penso a Sciascia non penso al passato, ma penso al futuro, a futura memoria. Ecco, questa memoria capace di vivere nel presente come qualcosa di attuale e di proiettarsi verso il futuro. Mi piacerebbe che fosse ancora vivo Sciascia per sentire ancora meglio e di più quello che avrebbe da dire
oggi su quella che è la situazione politica italiana. E è un'assenza e una mancanza, però dal nostro punto di vista è anche una presenza che si esprime con i suoi scritti, con le sue interviste e con quello che ha permesso di conoscere e farci conoscere nel corso della sua vita. E quindi 20 novembre è voluto come giorno per questa intervista. Effettivamente l'associazione Il Cantiere, dove ci sono ovviamente oltre al sottoscritto che è il presidente eletto dai soci fondatori, c'è anche un presidente onorario che è il professor Fabio Verna, economista, e poi c'è tesoriere Paolo Catalfamo, e poi ci sono altri soci fondatori come Pierluigi Marconi, che è un psicanalista esperto di intelligenza collettiva, Carlo Prinzofra, che è un imprenditore ma si occupa anche di arte e di poesia, ci sono anche diverse donne che diciamo, hanno portato una loro capacità di visione anche diversa, arricchendo in maniera sostanziale, oltre che nel metodo, il nostro lavoro. Penso a Elisa D'Ippolito, penso a Gina Gioia, Camilla Nata, Tiziana Sirna, insomma un gruppo di donne che dà forza e spirito, forse anche più degli uomini, a questa iniziativa. E ovviamente questi soci fondatori, come se rappresentassero un collegio, no? Questa capacità di elaborazione collegiale, e da questo collegio, che adesso è un think tank, cioè un pensatoio, potrebbe un giorno gemmare, far nascere anche un movimento politico, un soggetto politico. E questo, diciamo, è più un soggetto culturale, è un'associazione di cultura politica. Ma da queste basi, se il metodo proposto effettivamente funziona, se riusciamo a fare in modo che quello che noi proponiamo risulta anche in grado di aggregare, di coinvolgere, l'obiettivo certamente è quello che un domani possa nascere un soggetto politico, fermo restando che il think tank rimarrebbe come il cantiere, rimarrebbe con le sue proposte, col suo luogo di pensatoio. E ovviamente il progetto per una forma partito è quello che appunto abbiamo detto, il progetto ETA Beta, no? Mentre il pensatoio sarebbe un po' il luogo dove queste idee possono continuare a essere elaborate, proposte e rese solide. Il momento in cui si crea questa, diciamo, solidità che fa dell'aria che respiriamo un elemento finalmente di ossigeno per la politica, allora sì, se c'è veramente quest'aria e questo ossigeno, se abbiamo il fiato lungo, possiamo tentare poi il passo, però diciamo un passo alla volta. Un conto sono, diciamo, le desiderata, poi vediamo effettivamente. Diciamo che in questi 3 anni i presupposti ci dicono che abbiamo lavorato bene e che il metodo potrebbe essere innovativo, forse il metodo del futuro, pur essendo il metodo liberale. Appunto, quindi torniamo un pochino a questo ambito liberale e quindi quello che ti volevo chiedere a questo punto: quali sono poi gli interlocutori? Perché ovviamente la politica è anche comunicazione, no? Quindi si tratta anche di intessere una rete di interlocuzione con qualcuno e che nolenti o piacenti, insomma, sono organizzati oggi in una serie di forze politiche, partitiche, all'interno delle quali c'è un po' tutto il contrario di tutto, nel senso che c'è ciò che è meno apprezzabile da certi punti di vista e ciò che invece è più apprezzabile. Ecco, quali sono, appunto, riferimento a questa visione, a queste prospettive, quelle che sono le forze politiche o culturali, ma proprio dei soggetti proprio da individuare, che possono essere presi in considerazione da voi? Diciamo che nel metodo uno degli elementi essenziali è la relazione tra gli individui, ma anche la relazione tra i vari soggetti, organizzazioni, le varie associazioni.
funzioni. Quindi il cantiere non nasce per voler far aderire tutti quanti al cantiere, ma fermo restando le varie associazioni già esistenti di area liberale, riformatrice, libertaria, socialista liberale, insomma di questa espressione di cultura politica, anche cattolico-liberale, ecco, di questa espressione di cultura politica tutte le associazioni sono per noi interlocutori, e il tentativo è quello di coordinare anche queste forze, queste possibili relazioni attraverso l'individuazione di punti in comune, di obiettivi comuni anche a livello pratico, non so, la riforma della legge elettorale, se si riesce a trovare la capacità di coalizzare per un gruppo di associazioni, cittadini intorno al progetto di una riforma in senso uninominale maggioritario, per fare un esempio, ecco, quello può essere uno dei vari elementi, dei vari punti che può fare in modo che questo frammentarsi di realtà possa ritrovare in questo campo altro della politica, cioè il campo della politica rispetto al campo del potere, che è il campo dell'antipolitica, perché secondo noi sia il potere fino a se stesso, quello partitocratico, rappresenta una forma di antipolitica, sia quella di espressa dal Movimento 5 Stelle, sono tutti nello stesso campo, è il campo dell'antipolitica, poi espressa in maniera diversa. Quello che manca è il campo della politica, nel senso alto del termine, originario, cioè ritorna anche alla polis, alla città, ma anche, come dicevano i greci, l'uomo è un animale politico, l'uomo è un animale, cioè sociale, cioè è un animale socievole, questa è la traduzione migliore, l'uomo è un animale socievole, quindi come si fa a pensare solo allo scontro? La bellezza della lotta di cui parlava Einaudi ha il suo connotato non nella parola lotta, ma in quello della parola bellezza. Ecco, la bellezza è l'elemento che ci contraddistingue, ecco perché ho detto la rinascita dell'arte, dovrebbe questa associazione dare forza alla rinascita dell'espressività, della creatività, della musica, dell'arte, della cultura, della poesia, cioè vorremmo insieme cercare di dare un input nel nostro piccolo e poi in relazione con le altre realtà politiche, ma anche sociali e culturali, per una rinascita di questa creatività. Bisogna restituire, oltre all'intelligenza collettiva, anche l'intelligenza creativa, che è stata soppressa in questi 20 anni, tutto a favore invece di una mentalità burocratica, una mentalità dei tecnici, la mentalità dei gregari, la mentalità degli yes men, la mentalità che ha ridotto invece la capacità tipica dell'Italia, che è un po' il connotato, siamo chiamati il bel paese, no? Il bel paese può rilanciare anche un progetto di Europa, di Stati Uniti d'Europa, a cominciare non tanto dai vari soggetti politici esistenti che fanno parte del campo dominante, ma dell'altro campo dove si stanno recando i cittadini che non vanno a votare, che sono delusi, sono amareggiati, che hanno problemi proprio di sopravvivenza, di lavoro, di disoccupazione, ma a tutte le età, non soltanto i giovani, cioè una realtà che si sta spostando ma non ha ancora un luogo di riferimento. Questo luogo di riferimento deve essere un campo altro e deve essere costruito su un altro metodo, non quello dei meccanismi diciamo affaristici, arroganti, prepotenti, della cupidigia, dell'egoismo, basta, questo ci ha distrutto. E quindi diciamo questo è il vento di libertà che noi cerchiamo di lanciare, è un vento di libertà creativa. Allora, io per Paolo lo conosco da parecchio tempo e uno dei connotati, diciamo, che ho sempre trovato in lui è una grandissima prudenza. Però io in qualche modo devo fare, tra virgolette, un sporco mestiere e quindi cerco di, insomma, di tirarti fuori almeno un ipotetico sponsor o aderente a cui mirate, qualche personaggio, insomma, facciamo un nome, ma non perché per escluderne altri, ma per, insomma, per capire un pochino come riferimento chi avreste tra le persone viventi, ovviamente. No, questa è la cosa particolare, nel senso che noi vogliamo proporci con diciamo questo metodo alternativo, quindi se noi cercassimo la leadership carismatica di per sé non sarebbe diciamo in questo momento
di nascente, l'elemento trainante. Potrebbe essere invece un motivo per affossare il progetto. Noi dobbiamo seguire un metodo, e quindi questa energia, questa possibilità che viene dal basso deve essere rafforzata secondo questo metodo. È ovvio che gli interlocutori anche a livello politico di area liberale, come ho detto, gli stessi radicali, gli stessi magari socialisti, tutte quelle realtà, però se hanno la forza e la capacità di individuare nel progetto politico, no, di un altro campo e una forma partito eta beta come possibilità per loro, se si destinano anche le energie più liberali, più riformatrici a vecchie logiche, il riferimento non basta un riferimento di una personalità dominante, ma finirebbe con l'essere un ripercorrere strade già passate. Cioè, l'esperienza del leader carismatico l'abbiamo già fatta. Allora, a questo punto io mi scuso del mio materialismo che ha prevalso nella domanda. Sì, allora ecco, no, infatti poi avevo previsto anche una domanda un pochino in collegamento, per fare un collegamento col mondo radicale, cultura da quale elaborazione da sempre, di cultura liberale da quale insomma in qualche modo proveniamo. Ecco, tu pensi in qualche modo che questo mondo radicale, appunto, con questo progetto possa avere dei collegamenti, fare dei ponti, lanciare dei ponti, e soprattutto perché poi è anche oggi difficile, io questa è una cosa che dico da molto, identificare questo mondo radicale, questo movimento, questa galassia con delle entità, perché sono una miriade di entità. Ecco, quindi almeno nel mondo radicale chi pensi che potrebbe, o come pensi che si potrebbe, non lo so, per esempio partecipando a degli appuntamenti radicali o invitando qualcuno, ma insomma i leader radicali sono tanti, più o meno sensibili a questo tipo di tematiche. No, appunto, la caratteristica è non avere preclusioni di sorta. Perché ovviamente se cominciamo a fare dei distinguo, allora uno vuole creare delle esclusioni. Noi dobbiamo essere un'associazione inclusiva proprio come mentalità, e quindi il costruire ponti è fondamentale. Noi abbiamo detto non solo i ponti, l'immagine è questa, è come se oggi, nella realtà di oggi, ci fosse una generazione perduta, trasversale, che va dai ventenni fino agli ottantenni, però con una caratteristica, che non hanno smesso di sognare, che non hanno smesso di immaginare un futuro diverso, che non hanno smesso di essere speranza. Poi ci sono i perdenti, che sono quelli invece che per calcolo, per inseguire il potere, che noi chiamiamo il lato oscuro della forza, no? Come dice Star Wars, Guerre Stellari, il potere è il lato oscuro della forza. Noi vorremmo rappresentare la forza, cioè la politica, e la forza storica è la libertà, diceva Benedetto Croce. Mentre chi per il potere fino a se stesso, per avere la poltrona, ha rinunciato ai propri sogni, si è rinchiuso nell'egoismo, è diventato arrogante, quella è la generazione perdente. Mentre la generazione perduta, che è pure qui di tutte le età, è una generazione che lega il proprio destino alla capacità di costruire porte oltre che ponti. Cioè è come se oggi avessimo tutte le chiavi in mano, perché abbiamo tutti gli strumenti, tutti i mezzi, anche tecnologici, anche internet, mancassero le porte. Cioè non ci sono le porte, quindi mancano gli accessi, anche soprattutto i giovani. Magari hanno tutte le capacità, tutte le qualità, hanno gli strumenti, però nel momento in cui devono accedere al mondo del lavoro manca l'accesso, se non attraverso le strade vecchie legate a meccanismi non di merito e non di qualità di attitudine della persona, ma secondo logiche familistiche, clientelari, insomma sappiamo bene come funziona. Non è più, questo sistema non è più sostenibile, e quindi bisogna costruire porte, cioè la capacità di costruire quelle porte attraverso cui noi con le chiavi possiamo accedere, con la creatività, quindi la porta della capacità creativa di liberare dalla rete chi si ritrova costretto a non trovare quella maglia rotta
da cui passare per poter accedere nel futuro. Ecco, noi vogliamo tagliare la rete lì, e però per fare questo bisogna costruire la porta, cioè per andarci, sennò siamo in un limbo e non è più solo questione di ponti, quindi, che sono necessari con tutti, quindi non vorrei fare un discorso di distinguo, perché è ovvio che faremo convegni, dibattiti, presentazioni di libri, altre iniziative anche di artisti, tutto questo ci permetterà anche di invitare persone, personalità, perché se si riconoscono in questo campo altro, cioè un altro metodo liberale basato sul dialogo e sul contraddittorio e non sul monologo, cioè basato sulla capacità di ascolto e non soltanto la capacità di parlare e poi mentre gli altri ascoltano continuare a pensare ai propri, quindi la forza di relazione. E se c'è questa capacità di intelligenza collettiva, allora se si riesce a fare questo, allora ovviamente questa interlocuzione può fare in modo che tutte le realtà che oggi sono tra loro litigiose, per chi non vuole continuare più con quel vecchio sistema, possa trovare un luogo dove il metodo è diverso e dove può essere ascoltato e esprimere se stesso. Perfetto, allora io, siccome sono un po' irriverente, posso dire che la capacità affabulatoria, scusa, di Nichi Vendola è nulla rispetto a quella di Pierpaolo. È un paragone assolutamente irriverente, chiedo scusa, però non riuscivo a trattenerla questa. E, senti Pierpaolo, bisogna un pochino anche ricordare chi è Eta Beta, perché non è che tutti se lo ricordano. Eta Beta è un personaggio da Walt Disney, quindi nato dalla matita di Walt Disney, ed era l'amico di Topolino che veniva dal futuro e che era abituato a dormire sul pomo del letto, ai piedi del letto, ed era un personaggio geniale, passava le vacanze da Topolino, poi ritornava nel futuro, quindi l'idea di una forma partito, in questo caso come paragone, come metafora a livello simbolico, di intelligenza collettiva non appunto gerarchica, non verticistica, ma capace di dare la forza le idee come elemento fondante, la capacità di avere le idee. Oggi il pragmatismo è diventato una ideologia, che è diventato lo stato opposto della cosa concreta. Il pragmatismo è astratto. Invece il pensiero dobbiamo recuperare, il pensiero, la teoria non è astratta, il pensiero, ci hanno tolto il pensiero, la capacità di dare forza alle idee. Leonardo Sciascia diceva che lui credeva che le idee potessero cambiare il mondo, questa capacità di credere in questo oggi non c'è più, si è persa, ci sono rimasti solo i fatti, il pragmatismo, e il pragmatismo senza pensiero è semplicemente una ideologia, un ideologismo, infatti pragmatismo finisce con ismo, cioè una forma contemporanea di cecità rispetto invece alla complessità della vita che viviamo, anche politica. E quindi per 20 anni abbiamo sentito Berlusconi dire la forza dei fatti, no, la forza del pensiero e azione, quindi anche dei fatti insieme, l'una senza l'altra non può coesistere, e se non portando da una parte, come succedeva nel Novecento, alle ideologie basate solo sul pensiero, quindi hanno fatto catastrofi perché poi nella realtà impattavano con una situazione che invece andava da un'altra direzione, e quindi quello che abbiamo conosciuto nel Novecento e le ideologie che cosa hanno, e dall'altra l'azione, il pragmatismo di un'altra ideologia astratta che ha creato disastri. Bisogna ridare forza alla coscienza, in caso di Sciascia direbbe un caso di coscienza. Allora, in attesa del recupero appunto di questa centralità delle idee e del pensiero, diciamo un pochino come si può venire in contatto con questo nuovo progetto. Non so se siete organizzati, avete un sito, qualche riferimento, un modo per entrare in contatto con voi, e, appunto, sperando che appunto ci siano ovviamente interessati. Ovviamente siamo nella fase nascente, siamo nati il 16 novembre, anche perché abbiamo deciso questa data perché quel giorno era sabato, contemporaneamente rinasceva Forza Italia, nasceva il nuovo centrodestra di Alfano. Ho detto: non è possibile che questo giorno resti nella storia, solo anche se noi non passeremo alla storia, anche se siamo una piccola cosa. Non si può sapere. Siamo una piccola cosa, però quel giorno, oltre a quello, noi abbiamo messo un seme.
lo stesso giorno, un seme in questo campo altro. Infatti su Notizie Radicali di Walter Veceglio il titolo di questo pezzo, che poi è il manifesto dell'associazione, il cantiere, si è gettato un seme in un campo altro, mentre c'è il campo trasversale del potere fino a se stesso, che va da destra a sinistra, per il centro, eccetera, si muove in una determinata logica. Noi abbiamo gettato un seme nella stessa data, anche a livello simbolico, metaforico, figurativo, e quindi la capacità adesso di poter entrare in contatto con noi sarà elaborare effettivamente un sito che ancora non c'è, però abbiamo costruito lo statuto, abbiamo l'atto costitutivo, si può fare riferimento direttamente a me per chi fosse interessato, appunto c'è la presentazione dell'associazione in cui verrà stampa, abbiamo fatto diversi inviti anche personalità e autorità del mondo politico e civile, perché vorremmo che questa fosse un'iniziativa culturale, ma dove cultura è politica e politica è cultura. Se non si ristabilisce questo, allora la politica diventa solo affarismo, diventa solo rincorsa alla poltrona, una volta raggiunta la poltrona il mantenimento del proprio status, e quindi uno status quo che ci ha portato a 20 anni di eterno presente. Un eterno presente che ormai ha segnato trasversalmente appunto tante generazioni e che ancora oggi pesa, secondo me, sul futuro del paese, impedendo a questo paese e quindi all'Europa di ritrovare se stessa e rilanciare una prospettiva che non può essere semplicemente una prospettiva affaristica, ma deve essere necessariamente una prospettiva politica. Perfetto, allora con questa immagine dei 20 anni di eterno presente, veramente un'immagine pesante, chiudiamo questa intervista, ringraziamo per Paolo Segneri, speriamo appunto che Libri TV faccia un buon servizio a questo progetto che si chiama Il Cantiere, e a presto sugli schermi di Libri TV. Grazie a te.